Benvenuti a tutti su questo nuovo video di Fallout 76 e benvenuti anche sul mio canale Zona Gatto. Per quelli nuovi vi invito ad iscrivervi e ad attivare la campanella. Per quelli che già sono iscritti vi ringrazio in anticipo. E come uno di voi mi ha chiesto, appunto, voleva sapere come completare la missione per creare l'armatura atomica da scavatore. Ho dovuto fare praticamente un'esplorazione totale in tutta la zona vulcanica, non so se si chiama così, io la chiamerò così. Ho trovato alcuni luoghi dove trovare delle vene di titanio nero. Se ne recupera davvero tanto, quindi direi che una visitina non farebbe male. E poi credo pure che quando rientrate in gioco il gioco stesso lo reiterizzerà ogni volta che entrate, credo, non ne sono sicuro, ma potrebbe essere così. Fareste molto molto più veloci, vedete? Sono davvero sparsi al limite, quasi al confine della mappa. Più all'interno, più vicino non ne ho trovati da nessuna parte. Vedete, è lì. Dovrete esplorare un po' prima di trovarli sicuramente. Cercate di regolarvi un pochettino magari con le strutture vicine. Qua ce n'è un altro, questo è proprio nascosto proprio sotto un ramo. L'ho trovato per caso proprio. Guardate qua sotto. Vedete un po' se trovate qualcosa per usarlo come riferimento. Ora c'è la posizione sulla mappa. Ora però vi faccio vedere, vi mostrerò un modo, non so se più veloce o più semplice, per recuperare il titanio nero, però ne trovate di più. Nei cadaveri dei Deathclaw che sono vicino alle fenditure. Se poi riuscite pure a buttare a terra una bestia ardente, fate il doppio del lavoro. In poche parole, vedete qua, io ne ho trovati due in questa fenditura, due cadaveri. E avevano un po' di rottami di titanio che poi riciclandoli venne da parecchio. Ora vedete qua che
Passo un po' di tempo a creare appunto tutti i materiali che serviranno, perché ve ne servirà davvero, davvero tanto. Che sia acciaio, olio, ingranaggi, molle, rame soprattutto, ve ne serve tanto. Il titanio io credo che ne ho accumulato 36. Ne ho accumulato 36 unità di titanio nero e mi è bastato per creare ogni pezzo, quindi. Però, da premettere, l'ho fatto a livello 25 ogni pezzo. Se poi volete impiegare un po' più di tempo nel recuperare il materiale, potete farlo anche a livello a cui siete arrivati. Non so voi, io sono a 61, 62 mi sembra. Li potevo fare massimo a livello 45. Ma ci voleva un casino di materiale, davvero troppo, troppo, troppo. Mi accontento del livello 25, tanto per fare la missione, basta e avanza. Almeno credo. Non l'ho ancora superato, ho fatto subito il video, ho creato l'armatura e ho postato subito il video perché, come ho capito, serve a qualcuno di voi. Io ancora non l'avevo completata, figuratevi. L'ho fatta per voi proprio. Tornate. Cioè, dopo che avete creato tutti i materiali, qua non c'erano a disposizione, non avevo a disposizione tutto, quindi ho dovuto andare a prendere i miei materiali dal mio deposito. Poi sono ritornato al punto della missione e l'ho creata qui, l'armatura, direttamente nella postazione dove mi dice di crearla nella missione. Ora vedrete, alla fine c'è un piccolo taglio perché mi mancava una molla, solo una. Non so se si vede, ecco, vabbè. Perfetto, non potevo creare la gamba sinistra. Ho fatto il torso. E qua c'è il taglio, ora la posso creare infatti. Tutto a livello 25. Però, come vedete, sono riuscito a completare l'armatura. Non ho altro da dire. Spero vi sia utile e spero che riusciate a completare la missione. E non dimenticatevi di iscrivervi e di attivare la campanella. Io vi ringrazio e niente. Alla prossima.